Carissimo gruppo, buongiorno a voi tutti, da Torino ovviamente, splendida giornata, tiepido sole, temperatura fresca, aereo in transito. È una città, Torino, che prende vita ogni giorno, decisamente non ci si annoia mai. Allora, gruppo, mi trovo esattamente al giardino Braille, ovviamente intitolato a Louis Braille, il noto educatore, ideatore del metodo di lettoscrittura. Però, come sapete, ecco, l'occasione di essere a Torino mi ha dato modo di avvicinare chi. Adesso sposto l'inquadratura, abbiamo il collega Stefano Manzi. Buongiorno Stefano. Buongiorno a te e a tutti coloro che visualizzeranno questo video. Piacere di essere qui tra collaboratori e amministratori di vari gruppi, pagine e quant'altro, con un meteo favorevole. Approfittando di un'occasione che mi è stato gentilmente dato un passaggio, mi trovo molto volentieri qui in zona. E quale posto migliore per un non vedente se non visitare il giardino Braille? Quindi chiaramente in camminata con Stefano. Stefano, tra l'altro, ha il bastone bianco che tiene in modalità verticale. Questo è il bastone. Ecco, proviamo a inquadrarlo. Ecco, vedete il gruppo, il bastone ha diciamo così, un manico gommato con un elastico, così si può tenere al polso per non perderlo. Stefano in camminata lo tiene verticale sia quando si salgono e scendono i marciapiedi. E anche quando si scendono i gradini della metro, perché abbiamo preso la metropolitana per arrivare al giardino Braille. Ovviamente io ho mappato prima il percorso anche per memorizzarlo e camminare sul sicuro. Devo notare questa camminata sicuramente è un modo per sensibilizzare e mostrare agli altri come si accompagna un non vedente in strada. Quindi rispettare i semafori, le persone comunque si spostano al nostro passaggio. E questo è buono. Tra l'altro, Stefano è senza gli occhiali scuri, a dimostrazione che gli occhi di un non vedente sono degli occhi belli, trasmettono le emozioni mie, non hanno bisogno dello schermo scuro. Quindi guardate tranquillamente i non vedenti, in faccia. Ecco, non c'è nulla da nascondere, hanno le emozioni, si arrabbiano, aggrottano le ciglia, piangono, ridono, eccetera. Quindi, ecco, Stefano, questa è la terza guida, giusto? Che Sì, faccio? confermo. Come sono, come accompagnatore? Ecco, così, una tua impressione. Direi positiva, come altre volte, come del resto anche su Cagliari ti sono state date senz'altro referenze positive. Quindi da una città all'altra cambia la città, ma non cambia il modo di guidare e non cambiano le cose presenti, autobus, tram, servizi, parchi, quindi. Bene così. Quindi, tra l'altro, questo è un ampio giardino. Noi ci siamo fermati un po' all'inizio, siamo seduti in una panchina a favore di luce, ovviamente. Ecco, quindi ecco, siamo due collaboratori. Vi confermo quindi la validità di avere Stefano come braccio destro nelle piattaforme, perché cerchiamo di fare inclusione. Impariamo a descrivere, impariamo a dettagliare e non pensate alla società. Dobbiamo scardinare una società visiva e ripensarla anche a misura di non vedente. Ecco, devo dire che io imparo direttamente proprio in presenza. Ecco. Tra l'altro col collega stiamo lavorando anche al saggio sulle audiodescrizioni e questo è buono perché così si dà un doppio punto di vista sulle audiodescrizioni, dove i miei occhi e la voce per loro vanno come dire, a descrivere un contenuto grafico e anche a fare gli audio live. Quindi questo è tutto, quindi ci tenevo a fare questa diretta, chiaramente in accordo con Stefano. Grazie a voi tutti per l'ascolto, quindi un caro saluto dal giardino Braille di Torino, un caro saluto da Silvia e da. Stefano, A presto, grazie a a presto. tutti, a presto e continuate a seguirci perché noi siamo online Ovunque. ovunque. Ciao.